Sì, allora l'operazione si è resa necessaria per ripristinare la legalità in un'area di interesse e di pregio, qual è quella di Montallegro nelle vicinanze di Bovo Marina, e si è resa necessaria dopo un'attività di indagine lunghissima svolta appunto meritoriamente dalla Polizia Municipale di Montallegro. Noi siamo stati al fianco appunto della Polizia Municipale nell'attività info-investigativa, abbiamo appurato appunto che c'erano delle gravi irregolarità nell'assegnazione delle particelle laddove veniva reso privato quello che era pubblico, e quindi nel momento in cui si è avuta la certezza che l'area fosse appartenente appunto al demanio marittimo, un'area molto vasta di oltre 5.000 metri quadrati, si è provveduto ovviamente a fare il sequestro ovviamente con, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Agrigento. Sì, indubbiamente diciamo, resta alta l'attenzione, come diceva appunto il dottor Bella, ci sono insomma zone di particolare pregio che vengono utilizzate impropriamente, l'attività è costante, noi facciamo un'attività appunto continua di controllo e di verifica nell'ambito dei demaniali, è chiaro che saremo attenti anche a verificare se vi sono ulteriori situazioni similari a queste.